Questa mattina realizziamo, ormai da tanti anni la stiamo facendo, un esempio di quello che bisogna fare per vivere in salute. Vivere in salute vuol dire alimentarsi in maniera corretta, vuol dire essere il peso ideale, vuol dire fare una regolare attività fisica di svago. È chiaro che la camminata è un esempio, ecco, è un primo passo, per iniziare a fare quell'attività fisica che è indispensabile per vivere in salute. Noi siamo delle persone che hanno bisogno proprio sia di alimentarsi correttamente, ma seconda cosa fondamentale è quello di fare una regolare attività fisica. L'attività fisica ci aiuta a mantenere il metabolismo degli zuccheri, dei grassi nella norma, ci aiuta ad essere il peso giusto, ci aiuta a mantenere, tutto quello che è indispensabile per un equilibrio psico-fisico. Diciamo pure che tutto parte dalla nostra testa, dalle nostre convinzioni, da quello che noi facciamo per vivere in salute. È chiaro che viene regolato dalla nostra intelligenza, dalla nostra testa. Per questo, questo esempio di attività fisica è semplicemente, se vogliamo, un inizio oppure una prosecuzione di quello che stiamo già realizzando. Quindi la camminata serve per aiutare il cuore, in quanto il cuore vive con delle arterie che lo nutrono. Bisogna mantenere sane le arterie che aiutano il cuore, che aiutano il cervello, che aiutano il polmone, che aiutano il fegato, che aiutano i reni. Quindi la nostra camminata è quella che ci attiva tutte quelle condizioni di ordine fisico e di ordine psichico per avere il piacere del vivere. Resta fondamentale quello che tante volte dimentichiamo, è che si pensa che i bambini stiano bene, mangiano come vogliono, corrono come vogliono. Noi stiamo seguendo nella scuola una quantità di ragazzi che è intorno a circa 1200-1300 ragazzi all'anno. Quest'anno incominciamo a fare uno screening progressivo, seguiamo gli stessi ragazzi negli anni successivi per vedere come si mantengono in salute. Man mano gli anni passano, i ragazzi continuano a migliorare il loro stato di salute, non solo così come appare, no, fondamentalmente con gli aspetti metabolici, con gli aspetti del cuore, con gli aspetti del cervello, con tutti gli aspetti che in qualche misura costituiscono il vivere sano. E questo va incominciato da ragazzi, non quando si ha 40-50 anni, bisogna incominciare all'età di 8, 9, 10 anni, mangiare giusto, fare regolarmente l'attività per mantenere tutti i parametri vitali nei limiti ottimali. Oggi è la giornata del diabete cuore, e di cui parte nel mese di novembre anche la giornata mondiale del diabete. Noi saremo in Piazza del Popolo 4 giorni per controllare quello che sono le glicemie e le varie cose. Quello che ha anticipato Sgarbi è la verità: il problema della salute di un malato cronico come il diabete ha bisogno di movimento e alimentarsi meglio. Il resto, il movimento, purtroppo la pigrizia nostra, l'età che avanza, ma la preoccupazione da noi nel mondo della diabetologia sono i giovani. Stanno arrivando tanti giovani e dovremmo capire quali sono i veri problemi. Come combattere queste cose? Il problema della sedentarietà: noi stiamo mettendo in piedi la città che cammina tutte le sere. E con un sabato che andiamo lungo il Foglia, proprio in una passeggiata naturalistica, che lo possono fare sia a Pesaro che a Urbino, da tutte le parti d'Italia, dove sono già in gara, si può dire, perché le città anche loro vogliono promuovere la salute, dal sindaco a tutto il resto, dalle istituzioni, perché camminare vuol dire anche risparmiare tanti farmaci e risparmiare una finanziaria.